protocollo d'intesa con eBay e FederDoc per difendere i nostri marchi anche online. Sì, questo protocollo è, diciamo, figlio del lavoro che abbiamo fatto in questi 12 mesi con eBay. Ha dato dei risultati importanti soprattutto nel contrasto all'agropirateria. Adesso lo ampliamo e lo sviluppiamo in particolare con FederDoc sul vino, perché è chiaro che abbiamo un tema di controllo e presidio delle nostre esperienze vitivinicole di qualità anche via web, e il fatto che l'Italia sia l'unico paese a sperimentare protocolli di questo tipo deve essere anche un motivo di orgoglio. Un accordo che va verso un po' l'e-commerce del futuro? Il futuro è sicuramente dei mercati, anche del vino, passa attraverso internet, e questo non dobbiamo dimenticarlo. L'Italia ha un grandissimo patrimonio di denominazioni che è rappresentato dai consorzi e dalla FederDoc, la Federazione Nazionale. Per noi era importante cominciare a investire su un principio: anche in internet la lealtà dei prodotti, la correttezza verso il consumatore, le frodi devono essere bloccate. Quindi questo è un investimento sul futuro dell'Italia, sul futuro dell'Italia del vino e delle denominazioni, nella direzione di dire: se succede che qualcuno per sbaglio o per malizia, perché può succedere tutte e due le cose, mette in vendita qualche cosa che non risponde alle nostre regole, dovrà essere fermato per tempo.